Rimaniamo ancora a Sassari e parliamo della palestra del latte dolce. Proseguono i disagi, proseguono le proteste perché il parquet sembrerebbe si sia gonfiato. Vediamo il servizio di Emanuele Floris. Parquet gonfio e disagi per gli atleti. Nella palestra di latte dolce il legno del campo di basket si è sollevato da circa un mese di quasi mezzo metro. Una vera e propria onda che si è formata sul parquet e che impedisce per metà del campo la fruizione da parte dei ragazzi e delle ragazze, ma non soltanto, di tutti gli atleti e di tutte le atlete. A causare l'anomalia, le infiltrazioni d'acqua provenienti dal Cavedio, presente dietro il campo. Un lungo tunnel connotato da diverse pozze e dal fango, oltre che dai tubi dell'impianto. Secondo alcuni, i problemi potrebbero essere nati con un intervento del comune di qualche tempo fa. I lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti circa 3 anni fa. Immagino che i tecnici dell'impresa o del comune fossero a conoscenza delle numerose infiltrazioni che riguardano la struttura, fatto sta che oggi metà del campo non è utilizzabile. Ma l'assessore ai lavori pubblici, Rosana Arro, nega ogni responsabilità dell'amministrazione e della ditta che aveva eseguito i lavori e punta il dito contro un'altra causa dell'anomalia, la messa a pressione del sistema antincendio che avrebbe rotto proprio i tubi del Cavedio, provocando lo strano fenomeno. Intanto alcune società, riferisce Larro, visto il disagio in corso, sono state dirottate verso altre strutture, come ad esempio la palestra bunker.